Buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente per la affettuosa e gentile presentazione. Prima di iniziare vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento agli organizzatori, alla Scuola Normale Superiore, alla Fondazione Collegio San Carlo per questo invito davvero gradito. Parlare in questa sede così austera e importante per la nostra cultura è veramente un privilegio poterlo fare con colleghi che sono amici e così autorevoli, è un ulteriore vantaggio, diciamo così. Io penso che dobbiamo in questo momento particolarmente essere uniti nella difesa di istituzioni come questa in cui stiamo, in questo momento, in cui ricerca e didattica sono mescolate in maniera mirabile in una tradizione che rispetta l'internazionalizzazione della cultura, che è un fatto oggi inevitabile, ma tiene ferma anche la validità della tradizione italiana. Detto questo in maniera formale, ma anche sentita, francamente, vorrei dirvi che io ho presentato uno scritto per l'occasione e che se qualcuno di voi fosse così incauto da volerlo leggere, quando si presenta uno scritto, naturalmente non si riesce mai a farlo con l'appropriatezza dovuta, io ho mandato lo scritto stesso alla dottoressa Pascucci in posta elettronica e quindi se qualcuno proprio appunto fosse così perverso da volerlo leggere per intero può farlo. Inoltre, su questo stesso punto si tratta di un work in progress. Quindi suggerimenti, correzioni, obiezioni, critiche, anche selvagge, sono ben volute perché possono evitare errori. Come chiunque lo leggesse, vedrà, di progress ce n'è da fare molto, quindi insomma c'è ampio margine per correzioni. Ma veniamo a noi. Il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, nel ricevere la laurea honoris causa alla LUIS, laurea honoris causa che dietro mia assistenza ha avuto in scienze politiche, perché supponevo che quella in economia, francamente, non è che gli servisse a molto, magari neanche quella di scienze politiche, ma più di quella di economia. Disse davanti a molti giornalisti di molti paesi una frase che mi ha colpito molto per la sua icasticità. Il 2008 è stato per l'economia capitalistica quello che il 1989 è stato per il comunismo. Ecco, è una frase che lascia poco adito a dubbi sostanzialmente. Ora, se sia vero o no, qualcosa di vero c'è sicuramente. Perché è successo? È naturalmente complicato dirlo. La mia tesi di fondo è perché economia e etica sono state tenute troppo separate. Troppo spesso si è pensato che l'economia fosse un fatto tecnico, in altre parole, e gli economisti non sono stati in grado di prendere sul serio le lezioni di Adam Smith, indipendentemente ora da quello che ha detto prima il professor Mori, cioè se sia coerente o non coerente, ma che comunque se ti vuoi occupare di economia ti occupi anche di persone e dei loro destini e quindi devi tenere in qualche modo riuniti etica e economia. Allora, la domanda che mi sono posto io è perché è così difficile riconoscere la dimensione etica dell'economia? Naturalmente è una domanda troppo vasta per rispondere in maniera seria, diciamo così. Io cerco di farlo da un punto di vista personale e diciamo su un sottoinsieme del problema. Dal mio punto di vista, l'ostacolo principale corrisponde in una cattiva interpretazione dell'individualismo. Questo mi consente di passare dal tema generale, che etica e economia secondo me dovrebbero stare di più insieme, al tema del convegno. Vorrei subito precisare una cosa. Io sono individualista e non ho niente contro l'individualismo, anzi, penso che i vantaggi sociali, politici e morali che si accompagnano all'individualismo moderno e contemporaneo, o agli individualismi, come ha detto il professor Altini prima, siano insostituibili e che le libertà personali di base che abbiamo, non le vogliamo perdere, sono profondamente legate alla storia e al concetto dell'individualismo. Quello che voglio dire io è un'altra cosa, che ci sono due modi comuni di fraintendere l'individualismo, di cui è importante parlare quando si parla di individualismo, ovviamente, ma anche quando si parla di una dimensione morale dell'economia. Per dirla tutta dall'inizio, io penso innanzitutto che l'utilitarismo non vada letto in termini di puro soggettivismo e in secondo luogo, come ha detto d'altronde stamattina Dario Antiseri, che l'individualismo non vada confuso con l'egoismo. Quindi non è mero soggettivismo, non è puro egoismo. La prima interpretazione errata dell'individualismo, cioè quella che lo identifica con il soggettivismo, può essere messa in luce attraverso l'analisi delle teorie del valore che sono alla base dell'etica e dell'economia e della relazione tra queste.
come dirò anche in seguito, sono ben consapevole che le teorie del valore che cito non sono le uniche esistenti, è ovvio, ma sono più o meno le più diffuse. E quindi questo mi consente di generalizzare un minimo per cercare di esprimere quello che ho in mente. La sostanza della tesi è che le teorie del valore utilizzate in etica e in economia sono di media reciprocamente incoerenti, essendo abitualmente oggettiviste in etica e soggettivisti in economia. Da questo punto di vista, quello che io credo, messo in questi termini non è difficile capire perché, è che gli economisti dovrebbero prendere in più seria considerazione l'analisi etica dei fondamenti dell'economia e abbandonare il soggettivismo preferenzialista, ho messo un sic tra parentesi a me stesso perché la parola non è molto elegante, al quale spesso si affidano. Da questo punto di vista, l'individualismo nella prospettiva del valore non andrebbe letto come mero soggettivismo. Questo non vuol dire che ci sia una dimensione morale dell'economia partendo da un'interpretazione oggettiva e condivisa della natura umana, qualcosa di simile alla Caritas in Veritate, che tra l'altro è un documento molto interessante in proposito. La ragione del mio scetticismo rispetto a un'analisi oggettivista dell'etica in termini di natura umana è la preoccupazione liberale per il pluralismo. Nelle società contemporanee coesistono molte interpretazioni della natura umana e noi non possiamo selezionarne una sola a discapito delle altre. O perlomeno, non possiamo farlo se vogliamo, come me e tanti di noi, proteggere le basi etico-politiche del liberalismo, che tra l'altro sono così legate a quelle dell'individualismo. Quello che però intendo sottolineare con la maggiore convinzione è che questa prospettiva non promuove l'adozione di una prospettiva scettica verso i valori. Al contrario, il mio scopo è quello di difendere una visione oggettiva del valore, compatibile però col pluralismo, e come mettere il pluralismo nella visione oggettiva del valore, in sostanza. Il secondo modo di cui ho parlato, in cui si frantende normalmente l'individualismo, consiste nel concepirlo come una declinazione dell'egoismo. Nonostante la significativa incompatibilità o la loro incoerenza, come detto prima, tra le teorie del valore in etica e in economia, entrambe di media fanno parte del panorama metodologico e critico dell'individualismo, almeno per quanto riguarda la tradizione occidentale del nostro tempo. Quindi il concetto, se vogliamo fare etica e economia, se vogliamo farle insieme o separate, non possiamo che essere individualisti in qualche modo. La mia tesi è, da questo punto di vista, che l'individualismo comune all'etica e all'economia vada seriamente messo in discussione al fine di evitare una sua lettura in termini di egoismo. Naturalmente, sono pienamente consapevole, e se non fossi stato lo sarei diventato stamattina, che termini come individualismo sono piuttosto vaghi, cioè tracciarne con precisione i confini è difficile. L'individualismo etico e quello economico, per non parlare di quello politico o metodologico, non sono identici tra loro e ci sono differenze concettuali tra l'uno e l'altro. Inoltre, è chiaro che concettualmente l'individualismo non coincide con l'egoismo, ma su questo tornerò più avanti. Per il momento basta sapere che la mia tesi è la seguente. La crisi del 2008 in particolare, ma tutte le tendenze attuali dell'economia, diciamo, mondiale e dell'ingiustizia globale entro cui viviamo, ci devono far riflettere su alcune degenerazioni dell'individualismo, così da far emergere maggiormente una accettabile dimensione morale dell'economia. Sostanzialmente, se vogliamo difendere il mondo in cui viviamo e l'individualismo, dobbiamo cercare di stare attenti a non incorrere in queste cattive interpretazioni. Questa è la tesi. Esporrò questa tesi in tre passi successivi. Innanzitutto, analizzerò alcuni aspetti fondamentali della business ethics e della responsabilità sociale di impresa. Questo in realtà è quello che non farò per non essere troppo lungo, ma più o meno farò un accenno a questo, perché è un modo come un altro per partire da una visione standard di natura accademica in cui economia e etica sono messe insieme. Poi, e questa invece è la parte che discuterò, cercherò di argomentare su uno dei motivi per cui la business ethics e la responsabilità sociale di imprese risultino essere così controverse. La tesi, come avrete capito dall'inizio, è
che facendo queste cose si affrontano sfere di imperativi differenti, quelli economici e quelli morali. Le logiche sottostanti questi tipi di imperativi differenti sono spesso però agli antipodi tra loro. Questa tensione crea enormi difficoltà a lavorare su un progetto comune che possa cogliere le basi morali della vita economica. Lo ripeto, ma è il centro del punto, diciamo così. Per affrontare queste difficoltà io sostengo che dobbiamo riflettere sulle teorie del valore che utilizziamo rispettivamente in etica e in economia, al fine di raggiungere un possibile e plausibile progetto di moralità economica. Naturalmente questo obiettivo ha perlomeno due difficoltà evidenti. Non è popolare tra gli studiosi, provate ad andare in una facoltà di economia e diffonderlo, come io ho fatto parecchie volte, e non è facile nemmeno per chi, come me, ne sostiene la validità. Cioè non è facile capire in che direzione bisogna andare. Troppo spesso la logica preferenzialista della teoria del valore dell'economia standard rifiuta di accettare la logica tendenzialmente deontologica e oggettivista dell'eticista. E viceversa, la logica del compromesso di tutto con tutto, del trade-off globale dell'economista, è problematica agli occhi della logica categorica dell'eticista. Naturalmente la tesi è che c'è bisogno di un'intersezione critica tra questi due tipi di logiche. Bisognerebbe, se è possibile, e non è facile, essere meno dogmatici su entrambi i fronti. Una maniera per farlo è quella che ho già indicato prima, cioè cercare una teoria del valore oggettivista che sia compatibile con alcune posizioni dell'economista. Non solo non è facile, ma assolutamente io non pretendo di farlo. Io pretendo soltanto una cosa molto piccola rispetto a questo, cioè non è che io ho una teoria che risolve i problemi dell'economia e dell'etica. Insomma, non sono Amartya Sen e non mi sto candidando per il premio Nobel, quindi è una cosa molto più modesta, cioè cercare di evitare alcuni errori interpretativi che possono rendere più difficile il compito di chi in futuro, con una più grande capacità e più grandi meriti, sia in grado di fare qualcosa del genere. Per chiarire, se normalmente l'economia presuppone una teoria del valore soggettivista e l'etica una teoria del valore oggettivista, come ho sostenuto, allora dovremmo convincere l'economista ad accettare parte della teoria del valore oggettivista ispirata all'etica. Secondo alcuni, però, motivati da sani intenti liberali, tra l'altro, che io condivido, l'adozione della teoria del valore oggettivista potrebbe porre problemi alla libertà personale. Se l'etica è oggettiva, tutti siamo costretti a fare lo stesso. In particolare, una teoria oggettivista del valore potrebbe non essere coerente con la libertà di scelta individuale. Per evitare un tale rischio cercherò di proporre un modello liberale nella quale una visione critica dell'individualismo e una teoria del valore oggettivista sono compatibili con le libere scelte delle persone. Questo modello esplora la possibilità di massimizzare il potere di scelta personale sotto alcuni vincoli di natura morale oggettiva. Questo argomento è maggiormente sviluppato nel secondo dei tre passi di cui ho parlato. Considerando la società come un'impresa collettiva di natura cooperativa, la ricerca personale del bene non può oltrepassare i limiti relazionali di natura non individualista imposti dal giusto. Cioè ci sono nelle società complesse dei limiti a quello che ognuno può volere per se stesso che sono intersoggettivamente significativi. Questi limiti sono ispirati da una teoria oggettivista del valore, ma rispettano il pluralismo, che è intrinseco a questi stessi limiti. E essendo il pluralismo in una società aperta, sia un fatto positivo che un requisito normativo. Bilanciare una teoria oggettivista del valore con il pluralismo e correggere l'individualismo in nome del carattere sociale delle persone non sono compiti semplici. In una parte dello scritto ho cercato anche di discutere caritas in veritate dal punto di vista critico in questa ottica. Anche questo è un punto che salterò perché se no faccio fare notte. Quindi. Nella terza e ultima parte, infine, dello scritto, affronterò uno degli aspetti problematici che entrambe le logiche, quelle dell'etica e dell'economia, condividono e che quindi è legato intrinsecamente alla natura stessa dell'individualismo. Se vogliamo seriamente discutere la natura morale dell'economia, sostengo che si debba anzitutto criticare il tipico fraintendimento
dell'individualismo che può essere implicito sia in economia sia in etica, vale a dire quello che avvicina l'individualismo all'egoismo. Una simile confusione rischia, come dicono gli inglesi, gettare via il bambino con l'acqua sporca. Come ho già detto, l'individualismo è un'eredità preziosa dell'illuminismo e del liberalismo. E per molti di noi, tra cui chi vi parla, è difficile scommettere sulle verità progressiste di ogni forma di comunitarismo. Esiste però un'alternativa di individualismo non egoista e liberale, su cui cercherò di insistere. Allora, la prima parte, la prima step è quello che salto, cioè su business ethics e corporate social responsibility. Business ethics viene male in italiano, perché etica degli affari fa sempre pensare ai nostri politici che rubano. E corporate social responsibility, invece responsabilità sociale di impresa, viene bene, è normale in italiano, non crea problemi linguistici. In ogni caso, l'idea è quella di vedere quali sono gli asset sotterranei al buon andamento dell'economia. Mio padre faceva l'imprenditore in una parte della sua vita e non è difficile capire una cosa, che tra l'altro si sta trasformando molto per la finanziarizzazione dell'economia, cioè il fatto che l'imprenditore tiene la fabbrica, tiene il territorio, tiene gli operai, tiene i clienti. E questo è più o meno il fatto di tutto questo, insomma. L'imprenditore vive nella fabbrica, nel luogo dove si lavora, e ci tiene, ma ci tiene proprio alla vita delle singole persone che hanno lavorato con lui per 20, 30 anni, cose del genere. Vuole che l'azienda vada bene, naturalmente per se stesso, ma anche per gli altri, e ha un orizzonte da questo punto di vista abbastanza ampio. La business ethics, per dirla in maniera semplice, molto semplice, anzi, per essere onesti, semplicistiche, più o meno è la traduzione di quello che hanno fatto sempre i buoni imprenditori in termini teorici. Cioè l'idea che bisogna tenere conto di tutti gli stakeholder dell'impresa. La teoria degli stakeholder è una teoria kantiana e liberal-democratica dell'impresa, ha un merito tra gli altri, anche qui volendo proprio andare in termini molto generali, che rende la teoria dell'impresa compatibile con le istituzioni principali della società capitalista liberal-democratica. Queste istituzioni, come voi sapete benissimo, sono la democrazia e il mercato. Ebbene, la democrazia e il mercato sono meccanismi tipicamente bottom-down, come dico io, a sotto un gop, per parlare il linguaggio da cui traduco sia per esprimermi in inglese che in italiano. E invece l'impresa è una gerarchia, come l'ha chiamata Williamson, quindi sostanzialmente è un meccanismo top-down, o se volete, insiste, perché è l'unica cosa simpatica che dico, a coppa sotto. E quindi c'è una certa incoerenza nella struttura. La teoria di stakeholder non può rovesciare del tutto la gerarchia dell'impresa, perché nell'impresa seria ci deve essere qualcuno che alla fine prende le decisioni ultime, però può rendere tutto questo più discorsivo e contrattualizzato. Cioè ci sono rapporti tra persone che hanno... E in questi rapporti sono inclusi non solo chi lavora nell'impresa, ma tutto il territorio circostante, l'ambiente, l'amministrazione pubblica, eccetera, eccetera. Ora, questo è un modo tra gli altri di mettere insieme etica ed economia, non è l'unico ovviamente, magari non è neanche più importante, però è accademicamente standard, perciò sono partito da questo. Ora, perché è così difficile mettere insieme questi due aspetti, cioè etica ed economia? Non c'è dubbio che le logiche dell'eticista standard e dell'economista standard spesso sono tra loro confliggenti. Non è detto che ci sia una contraddizione logica, è qualcosa di molto meno, è una tensione naturale, diciamo così. Assumiamo che la logica dell'eticista standard consiste nel nucleo del modello teorico adottato dai filosofi morali di solito nel discutere l'etica del lavoro e della responsabilità sociale di imprese. Di solito, sempre, questo modello si ispira a qualche presupposto deontologico, del quale esistono ovviamente differenti versioni. Insomma, mi sembra chiaro che non tutti gli approcci etici sono così, ma è un modo molto standard di farlo. Ci sono delle cose che non si devono fare, ecco, detto in sostanza. La deontologia in questione, sempre di solito, presuppone come suo fondamento un'assiologia, cioè una teoria del valore. La deontologia fornisce regole morali per il comportamento economico, regole che spesso derivano dagli standard della giustizia sociale e dei diritti umani che sono parte dello sfondo valoriale da cui la deontologia stessa prende le mosse.
Applicate al mondo del lavoro e delle professioni, queste regole morali assegnano diritti e doveri per preservare la libertà, l'uguaglianza, l'equità nel mondo del lavoro. Le basi individualistiche del modello sono evidenti e sono definite da nozioni come l'autonomia personale e il rispetto per ogni singola persona. Il requisito dell'equità insiste invece sulla necessità di distribuire costi e benefici derivanti dalla cooperazione economica e sociale in un modo che possa essere accettato da ogni partecipante ragionevole e razionale in una società data. Al confronto di questa logica, per cui ci sono valori che contano per tutti, assumiamo invece che la logica dell'economista sia prevalentemente influenzata da una qualche variante dell'economia neoclassica. Anche qui, ovviamente, non è l'unica possibilità. Ci sono logiche keynesiane, logiche marxiane, e se dovessi dire l'ultimo libro di economia che ha sconvolto le fantasie dei filosofi è quello di Piketty, che è un libro lungo, 950 pagine circa, sono arrivato a metà, ma comunque è un libro interessante perché, come nel caso di Marx e Keynes, è uno che capisce i problemi filosofici dell'economia e quindi anche quelli etici in qualche misura, e si vede non molto dal tipo di proposta fatta, ma non sto qui per parlare di Piketty, di cui tra l'altro non sarei capace di farlo appropriatamente, assumendo che di questo invece sia capace, il che è anche controverso naturalmente. Allora, questo tipo di logica standard nell'economia neoclassica, sempre semplificando molto ovviamente, stabilisce una relazione peculiare tra razionalità e valore. La razionalità è la caratteristica individuale della persona che massimizza i propri interessi e il valore è concepito in termini di utilità. L'idea di preferenza individuale permette una mediazione tra razionalità e valore così concepiti. Da questa combinazione la teoria economica standard deriva una complessa visione dell'efficienza come efficienza allocativa. In quest'ottica gli obiettivi sociali sono spesso nella forma dell'ottimalità paretiana. Secondo la teoria dell'ottimo paretiano, una data situazione economica efficiente o ottimale se la posizione di nessuno può essere migliorata senza che peggiori quella di qualcun altro. In questo modo si mantiene in economia una evidente distanza dei problemi distributivi che sono di natura tipicamente morali, perché se per migliorare qualcuno non devo peggiorare nessun altro è chiaro che i problemi distributivi sono difficilmente affrontabili, perché in generale qualcuno ci deve rimettere se qualcun altro ci deve guadagnare. Di solito i modelli economici non classici, standard, non prendono in considerazione la dimensione morale del comportamento economico. La scelta economica è influenzata dalle preferenze individuali che presuppongono esclusivamente l'interesse personale. L'idea di ottimo paretiano, mostrando la connessione tra interesse personale e bene sociale, funziona qui come uno strumento come un altro per offrire indicazioni agli economisti senza utilizzare regole morali riguardo ai diritti e doveri sociali. Solo determinate forme di controllo legale e sociali, in questo caso come opposto a quello morale, possono frenare il perseguimento dei valori degli individui spinti dalla propria nullità nell'ambito di questo modello teorico. Io credo sia interessante e anche difficile comprendere quale sia la principale differenza tra questi due approcci in termini di teoria del valore. Ancora una volta, è chiaro che ci sono operazioni intermedie che, come fanno tutti i retori di questo mondo, io estremizzo le due posizioni per trovare un centro che sia plausibile. Ma questo me lo perdonerete, sarebbe anche difficile non fare così, insomma, ci vorrebbe un trattato. Esistono in generale due concezioni di ragioni pratiche all'interno di una teoria del valore. Secondo una prima prospettiva di natura oggettivista, ci sono fatti che ci danno ragione per avere certi scopi e comportarci in maniera coerente con essi. Cioè ci sono ragioni in ultime che ci danno un'idea di chi abbia ragione e chi abbia torto in caso di comportamenti controversi. Queste ragioni sono oggettive nel senso letterale del termine, in quanto si riferiscono a oggetti moralmente rilevanti che rendono certi risultati importanti da perseguire o certe azioni importanti da compiere. Secondo la seconda prospettiva, invece, quella soggettivista, le ragioni che motivano le azioni non dipendono da oggetti che rendono i nostri scopi e il nostro comportamento intrinsecamente rilevanti. Al contrario, le ragioni per agire dipendono da noi come soggetti, perché sono fornite dai desideri e dagli intenti che abbiamo effettivamente al momento presente. All'interno della prima visione, oggettivista e normativa, il valore si basa sugli oggetti che ci danno ragione per agire in modo da perseguirli e realizzarli. Nella seconda visione, quella soggettivista, il valore dipende dal fatto che noi come soggetti abbiamo interesse, accettazioni e risultati. Volendo mettere nei termini a me familiari del
Potremmo dire che per gli oggettivisti il bene precede e determina le nostre azioni motivanti, mentre per i soggettivisti, al contrario, il bene piuttosto segue ed è determinato dalle nostre azioni motivanti. Ebbene, quello che noi scegliamo nel secondo caso, scegliamo quello che è bene nel primo caso. È chiaro che con queste due visioni esiste una parziale sovrapposizione. Entrambi, oggettivisti e soggettivisti, possono infatti concordare sul fatto che dovremmo agire in base alle migliori ragioni che abbiamo. Come abbiamo visto, però, la differenza tra le due visioni è la base sulla quale sostenere che alcune ragioni sono migliori di altre. Mentre i soggettivisti sono naturalmente preferenzialisti, arisic, nel senso che le migliori, non è una cosa indiana, vuol dire che la parola è brutta in italiano, nel senso che le migliori ragioni che abbiamo dipendono dai nostri attuali desideri presenti, come espressi dalle nostre preferenze concrete e attuali, gli oggettivisti invece sostengono che ci siano scopi la cui rilevanza trascende i nostri attuali desideri presenti. Per queste ragioni essi sono in favore di un approccio revisionista rispetto ai desideri correnti che abbiamo. Secondo loro spesso i nostri attuali desideri dovrebbero essere rivisti e corretti, generalmente perché essi ci spingono a perseguire scopi inferiori a quelli che noi vorremmo perseguire o dovremmo perseguire. La tensione tra il modello etico e quello economico, quella che rende difficile qualsiasi discorso sulla dimensione morale dell'economia e in particolare, come ho detto, sulla responsabilità sociale di imprese e sulla business ethics, può essere così ricostruita. Essa viene infatti chiarita in termini di teoria del valore e dall'opposizione all'interno di una teoria del valore tra oggettivismo e soggettivismo. Se immaginiamo un ampio spettro di posizioni al riguardo, la dimensione morale dell'economia possiamo, riguardo alla dimensione morale dell'economia, scusate, possiamo supporre che agli estremi si troveranno due opposte visioni del valore. Da una parte c'è la posizione puramente soggettivista dell'economia neoclassica e dall'altra la posizione oggettivista dell'etica deontologica standard. Naturalmente, per superare questa tensione naturale, come l'ho chiamata, più che contraddizione logica, c'è bisogno che l'una vada incontro all'altra. Qualsiasi strategia di riconciliazione dovrebbe passare per una riconsiderazione delle teorie del valore di sfondo. Quello che sto cercando di fare più in generale, cioè rivedere le teorie del valore in etica e in economia per vedere dove ci sono intersezioni praticabili, nuove traiettorie, opzioni di qualche interesse. Come ho detto, gli economisti nel filone neoclassico di solito discutono il valore in termini meramente soggettivi e di interesse personale. Gli eticisti concepiscono invece il valore in termini oggettivi e basati sul dovere. Quello che si potrebbe pensare è una teoria del valore più ampia, nella quale il valore sia concepito come un vettore nel quale entrambi questi requisiti siano inclusi e reciprocamente soppesati. Una logica più plausibile dovrebbe iniziare con una teoria del valore in sostanza più complessa, capace di superare le due alternative tradizionali e miope, entrambe individualiste, ma entrambe, a mio avviso, troppo radicali. In particolare, come ovvio, venendo io più da una parte che dall'altra, credo che gli economisti dovrebbero abbandonare l'interpretazione puramente soggettivista della loro teoria del valore, mentre gli eticisti, al tempo stesso, dovrebbero dare spazio al pluralismo all'interno della teoria del valore. C'è poi una sezione che ho segnato a 32 minuti e mezzo, ma che l'ho già più o meno superata, sulla ragionevolezza come valore. Sostanzialmente questa parte dice che una teoria come quella che vorrei fare, che non ho ancora fatto e che non so se sono in grado di fare, ma che dovrebbe essere quella che mette insieme i due elementi in tensione tra loro, dovrebbe dare molto spazio alla relazione intersoggettiva e quindi premiare la ragionevolezza rispetto alla semplice razionalità. Allora, la razionalità viene intesa nel senso standard delle scienze sociali come la capacità di massimizzare i propri interessi e desideri, anche quelli più nobili e astratti, e la ragionevolezza invece è la considerazione dell'altro nella propria concezione di ciò che è buono e giusto. Quindi, una impresa che funziona, per dirla in termini molto concreti, è un'impresa in cui le persone si capiscono tra loro, si rispettano tra loro e hanno obiettivi sostenibili, cioè lunghi nel tempo. Sono circa 15-20 anni che sono coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Adriano Olivetti, che lo sia io non conta, che sia Adriano Olivetti invece un po' conta, perché l'idea fondamentale di Adriano Olivetti, secondo me, è proprio questa,
Sostanzialmente Adriano Olivetti aveva capito che per fare bene l'impresa bisogna rispettare le persone che ci lavorano e quelli che ci stanno attorno, i clienti e il personale innanzitutto, ma tutto l'ambiente circostante. Se tu in fabbrica metti in quei tempi l'asilo nido, la biblioteca, il cinema e il teatro, le persone che lavorano con te non se ne vanno se non gli offrono il doppio. Questo è sicuro. E questo è per un'impresa molto importante. Non solo, ma tu puoi scegliere i migliori al costo più basso. Perché lo sanno tutti che quel progetto è più grande di chi lo fa, come devo dire. Riguarda la società nel suo complesso, riguarda un'utopia collettiva, più o meno rispettabile, più o meno giusta, ma sostanzialmente ha dentro di sé un ideale forte di tipo etico che tutti tendenzialmente nel tempo prendono sul serio. Allora, e con questo ho finito la prima parte, diciamo così, quella più lunga, quella in cui insomma discutevo le due logiche contrastanti. Lo ripeto, da Churchill a De Gaulle, i più grandi oratori della storia politica hanno sempre fatto così. Hanno preso, questo si studia nelle scuole di scrittura creativa al Dipartimento di Letteratura di Cambridge, si prendono due poli, e si dice questo è tutto rosso, questo è tutto bianco, andiamo al centro e così siamo più ragionevoli. Ed è un discorso, insomma, così messo in questi termini, abbastanza fessacchiotto, se mi consentite il termine, poco consono all'ambiente in cui siamo. Però secondo me c'è qualcosa di vero, radicalizzare le posizioni, certe volte è sbagliato. Ora io non dico che tutti gli economisti e tutti gli eticisti siano così, però vi assicuro che nella maggior parte dei casi, avendo a che fare con entrambi, il mismatch tra le due posizioni avviene per ragioni simili a queste. Ora veniamo però al secondo dei problemi, cioè il fatto che le due logiche confliggono e bisogna cercare una mediazione sufficiente, sempre nell'ambito dell'individualismo, ma senza esagerare da un lato e dall'altro. L'individualismo è una visione metodologica, morale, sociale e politica che naturalmente pone l'accento sulla speciale importanza dell'individuo in quanto tale. Ma ovviamente intende non l'individuo A o B, ma qualsiasi individuo. L'individualismo interpreta le entità collettive come insieme di parti, promuove l'esercizio di obiettivi personali, enfatizzando autonomia e indipendenza e opponendosi alle interferenze esterne. L'egoismo è ovviamente, come d'altronde ripeto, ha detto Antisari stamattina, cosa diversa. È una posizione secondo la quale ogni persona ha un solo scopo, promuovere il proprio personale benessere. Quindi mentre l'individualismo promuove l'interesse di qualsiasi individuo, qui è il proprio personale interesse. E quindi è ovvio che concettualmente parliamo di due cose diverse. L'egoismo così concepito può essere una posizione descrittiva o normativa. L'egoismo psicologico, la base della posizione descrittiva, sostiene che la promozione del benessere personale è coerente con il comportamento normale degli esseri umani. L'egoismo etico, invece, la base della posizione normativa, sostiene che il perseguimento del benessere personale è sufficiente perché un'azione sia moralmente giusta. Quello che io sostengo, avrete capito, è, almeno spero, è che l'individualismo diviene più simile all'egoismo se la posizione individualista non presta fede a nessuna scelta etica che richiede il sacrificio dell'interesse personale dell'individuo per causa sociale di ragioni di livello superiore. Cioè un po' quello che voleva Olivetti. Non devi, insomma, ora io non sono uno di quelli che dicono che la finanza è il contrario dell'economia, però prendete per esempio quello che fa la finanza in certi paesi dell'America centrale, che essendo non troppo lontani da New York, ovviamente sono luoghi, sfrutta il territorio, con ritorni a breve in 3 anni, questo significa distruggerlo. Nessun imprenditore normale, non c'è bisogno di Adriano Olivetti, farebbe questo, perché vuole vivere se stesso, la sua famiglia, i suoi discendenti, vuole che l'impresa viva, che stia lì. Io sono figlio unico, non ho mai lavorato nell'impresa di mio padre, lo sapete una cosa, l'ho mai chiuso, sta ancora lì, ci perde un po' di soldi, ma mio padre voleva quello, e per me basta. Insomma, gli imprenditori sono così. Non badano soltanto a domani mattina, o meglio dovrebbero essere così, perché come dicevamo oggi con Dario, ne conosciamo tanti, non ci hanno dato molto esempio di questo. E Adriano Olivetti è sempre stato osteggiato da Confindustria, la maggior parte degli imprenditori italiani. Comunque sia, quelli come Adriano Olivetti, secondo me, sono gli imprenditori buoni. Allora, collegando le due parti, quello che io sto suggerendo è che una lettura dell'individualismo troppo soggettivista, puramente soggettivista, in termini di teoria del valore, cioè di quello che ho parlato prima, porta l'individualismo troppo vicino all'egoismo. Se assumiamo che la teoria standard del valore adottata dagli economisti sia soggettivista, di fatto ciò che otteniamo è una sorta di egoismo razionale. L'egoismo razionale sostiene che
Perché un'azione sia normativamente giustificata, necessario e sufficiente che essa massimizzi il proprio interesse personale. Da notare che anche l'individualismo etico può essere non immune dalla natura egoistica se si sceglie di sacrificarne le caratteristiche relazionali, cioè gli asset non visibili dell'impresa, in sostanza. Gli asset non visibili sono qualcosa come la fiducia, il marchio, la serietà. Le basi egoistiche di alcune interpretazioni dell'individualismo non ci permettono di trovare un'appropriata dimensione morale dell'economia. La diffusione dell'egoismo nelle società occidentali è stata notata da molti osservatori intellettuali. L'idea centrale riguarda la relazione tra sé e il mondo, dove con mondo intendiamo la comunità in cui viviamo. La forza di questa relazione, sé-mondo, che era molto significativa, secondo alcune letture, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, si è andata perdendo nel tempo. La conseguenza di ciò è stata spesso individuata come progressivo isolamento dal sé, Castoriadis Lasch. Secondo molti osservatori, noi viviamo una società egoista di massa, all'interno della quale anche la politica è praticata in termini di pretese individualistiche senza ambizioni di tipo universalistico. Questa società egoista rischia di correre una crisi non solo morale, ma anche economica e politica. E fra l'altro qualche cosa, diciamo la verità, la stiamo vedendo. La dimensione morale dell'economia vi è persa perché nessuno prova più a conciliare l'interesse personale con l'interesse generale. Possiamo speculare riguardo alle cause di una simile fenologia della separazione tra sé e mondo, che vede il proprio apice nel clima postmoderno, a mio avviso, cioè l'idea che non ci siano valori oggettivi di tipo significativo che siano validi per tutti. Un clima, quello postmoderno, nel quale tutte le metanarrative generali sono a priori condannate al fallimento. Per utilizzare come esempio una visione di sfondo hegeliana, possiamo dire che noi osserviamo un'interruzione della mediazione, sarebbe a dire del flusso che va dai progetti individuali alla loro realizzazione collettiva. Cioè c'è il blocco tra le persone e le istituzioni, se lo vogliamo mettere così. Intellettuali fuori dal coro, alcuni che amo poco, come Pierpaolo Pasolini, francamente, e altri che amo di più, come Tony Judd, hanno provato a trovare una complessa eziologia dietro a questa fenomenologia. Ma questo compito è ovviamente esula da quello che voglio fare oggi. Mi basta qui dire che l'interpretazione egoistica di una società individualista è un ostacolo per la creazione di una dimensione morale dell'economia, e questo penso che sia quasi definitorio. L'antidoto alla trasformazione dell'individualismo in egoismo consiste nell'accettare una teoria oggettivista del valore, che veda l'individuo come parte di una comunità liberal-democratica. Per prevedere che questo aspetto sociale e intersoggettivo della persona possa essere usato per correggere l'approccio individualistico troppo pericolosamente vicino all'egoismo, possiamo ritornare alla distinzione fatta prima della razionale e ragionevole, che è una distinzione di Rawls, ma che in questi termini, francamente, non riguarda Rawls perché non l'ha mai usata in questo significato. Ancora una volta la razionalità è quella standard di teoria economica e la ragionevolezza invece è la capacità di rispettare gli altri. In sostanza le persone ragionevoli sono pronte a modificare il proprio... Fammi vedere quanto ci manca, se ce la facciamo. Sono pronte a modificare il proprio comportamento in base a principi che tengono conto delle conseguenze che possono riguardare non solo se stessi ma anche gli altri. Nel fare ciò le persone ragionevoli cooperano in condizioni eque, se gli altri fanno lo stesso, cioè c'è una certa reciprocità implicita nella ragionevolezza. Ciò permette una mutua giustificazione delle regole di condotta. Da questo punto di vista, come ho detto, la ragionevolezza presuppone la reciprocità e viceversa, e non implica necessariamente una motivazione altruistica, cioè non c'è bisogno di essere altruisti per essere ragionevoli. Non c'è bisogno di affermare il bene comune. La tesi di fondo è che essere ragionevoli non è solo un dato naturale, è una caratteristica tipica degli agenti nella vita politica di una liberal democrazia. E qui l'aspetto normativo, diciamo, prevale su quello descrittivo, diciamo, almeno questo. Il concetto di ragionevolezza include una generale pretesa di validità normativa. Quello che io sto proponendo, in altre parole, è di espandere il significato normativo di ragionevolezza per renderlo parte di una teoria del valore. Questa teoria manterrà il proprio individualismo di base e non correrà il rischio di diventare egoistica perché le tendenze razionali dei soggetti saranno mitigate dalla loro capacità di essere ragionevoli. In questa teoria del valore le persone sono concepite sì come razionali, ma anche come ragionevoli. E il ragionevole introduce un elemento di oggettività di tipo naturalmente intersoggettivo, cioè kantiano, nella teoria. La ragionevolezza così compresa è, lo ripeto, diversa dall'altruismo
e si suppone possa essere complementare con la razionalità. La natura ragionevole del soggetto non implica, cioè, il non essere razionale in senso economico, in nome dell'etica, ma soltanto una limitazione, una qualificazione della razionalità. Per esempio, una distribuzione economica può essere coerente con l'ottimalità paretiana di cui ho parlato prima, ma deve insistere per selezionare tra i risultati pareti ottimali quelle che avvantaggiano le persone in condizioni peggiori, anche qua non è difficile riconoscere l'autore di riferimento. Lo sfondo logico di un simile approccio è, a mio avviso, oggettivista, però non perde di vista l'autonomia del soggetto. Si tratta ovviamente di un compromesso che può essere raggiunto assumendo come premessa la fondamentale natura sociale degli esseri umani. La dialettica tra ragionezza e razionalità mitiga nelle mie idee gli eccessi dell'individualismo. Una persona ragionevole non può essere un puro egoista. Essere ragionevoli significa essere capaci di concepire la relazione con gli altri come fondamentale e primitiva. E questo è un punto importante anche per fare imprese. Non è vero che ci sono gli spiriti selvaggi soltanto dietro l'impresa, c'è la capacità di capire la società. Gli imprenditori intelligenti che ho conosciuto erano tutte persone che capivano quello che gli altri volevano. E questo vuol dire capire il mondo, non essere affamati di soldi. Ecco. Sono due cose, secondo me, ben diverse, ben diverse. Non ho mai visto un imprenditore che se ne fottesse solo di avere più soldi. Un imprenditore vero, cioè grosso, insomma, importante, ha sempre desiderato, come dire, gettare la propria impronta sul mondo cercando di capire gli altri e quello che volevano. E questo è relazionalità, in buona sostanza. Questa virtuosa forma di comportamento è collegata alla vita istituzionale di una liberale democrazia, anche se si può espandere questa concezione alla personalità umana nel suo complesso. Negli anni dopo il 1971, la letteratura di filosofia politica ha incentrato il dibattito sulla liberal democrazia su temi quali la miglior definizione dei principi di giustizia e la natura della giustificazione politica. Da questo punto di vista, a mio avviso, è stata data troppo scarsa attenzione all'aspetto relazionale della persona pubblica, cioè il cittadino. In una società liberal democratica ci sono molti rapporti associativi, quelli di cui parlavo stamattina Mori, da Tocqueville a Dewey, nei quali questo aspetto relazionale si rivela. Penso ad associazioni come i partiti politici, unioni sindacali, gruppi di pressione, organizzazioni religiose o lobby dei cittadini, attraverso le quali le persone giocano un ruolo significativo nella vita pubblica della liberal democrazia. L'idea di fondo è che il fiorire della ragionevolezza è connesso all'implementazione della liberal democrazia, che a sua volta richiede forme di partecipazione attiva. L'egoismo, come io l'ho semplicisticamente concettualizzato, coincide con la separazione tra sé e mondo, con la colpa, tra virgolette, di essere isolato ed isolarci dalla comunità in cui viviamo. Così concepito, l'egoismo è un particolare tipo di vulnerabilità umana. Tale vulnerabilità può essere interpretata, magari solo da un filosofo, in termini quasi hegeliani, come una conseguenza dell'atomismo implicito nella visione liberale della società civile. Questo utopismo, però, rimanendo liberali, può essere rimosso attraverso la partecipazione attiva dei cittadini nei gruppi associativi intermedi che caratterizzano la vita standard della liberal democrazia. In questo modo i cittadini comprendono insieme la parzialità delle loro concezioni del bene e la necessità di prendere su serio gli altri in considerazione. Queste premesse sono necessarie per adottare attitudini civili ragionevoli e diventare meno vulnerabili all'egoismo. Termino ricordandovi una frase famosa del film Wall Street numero 1, quella in cui l'imprenditore Jack, quello giovane e forte, sostiene «Greed is good», l'avidità è un bene. Beh, dopo la crisi del 2008 questa tesi non si può sostenere più. In fondo il mio non è che un semplice corollario con un po' di speculazione filosofica su un assunto del genere. Grazie dell'attenzione. Direi a questo punto di fare la discussione al contrario di quanto abbiamo fatto stamani, raggruppandola, diciamo, al termine della sessione. Direi appunto di per questioni organizzative di separare appunto i due dibattiti. Chiedo a coloro che volessero intervenire di segnalarlo. Mi sembrava che il professor Mori, no, volesse intervenire.
se c'è il microfono magari, grazie, se ci sono anche altre persone così magari possiamo eventualmente raccoglierle. Va bene, raccogliamo un paio di interventi. Sì. Allora, professor Mori e poi Masala, vero? Viene sempre a chi rispondere e accogliere gli interventi, quindi fa confusione. Chi non si. Grazie, intanto volevo complimentarmi con la relazione di Sebastiano, che mi trova molto concorde nelle linee generali e soprattutto nei valori difesi, e quindi soprattutto in questa esigenza di difendere una etica che sappia recuperare anche i valori soggettivistici accanto a quelli oggettivi, e che quindi possa anche convergere verso, un'espressione che hai usato, verso un egoismo razionale. Come avrei percepito, io ho sempre soltanto un po' di preoccupazione, di pessimismo nei confronti di tutte le soluzioni che possono essere un poco ormonicistiche. Allora, io credo, quello che tu adesso hai sostenuto in questa forma e che pienamente condivido, può essere determinato anche nei contenuti, finché ci si limita a una certa estensione del rapporto tra individuo e società. Per esempio, gli esempi delle imprese che hai fatto, qui è chiarissimo che a un dipendente conviene fare certe cose perché sono nel suo interesse e sono nell'interesse dell'impresa. Contenutisticamente è possibile farlo. Quando si allarga il discorso, questa capacità di determinare i contenuti, diciamo i contenuti che vanno bene dal punto di vista soggettivo e oggettivo, diventa sempre più difficile, per uno Stato è difficilissimo. E allora, secondo me, va bene tutto questo discorso, ma bisogna chiarire che a un certo punto, dopo una certa soglia, il discorso è soltanto più qualitativo, cioè non dei contenuti, ma soltanto più di criteri. Cioè, ciò su cui posso essere d'accordo è soltanto che per certe cose bisogna introdurre una regola che stabilisce qual è il limite di soggettività accolto, oltre il quale invece non è più accettabile, devo accettare una regola comune, anche se non capisco poi bene perché, o lo capisco ma in maniera molto generica. Faccio un esempio, sappiamo tutti che se paghiamo tutte le tasse conviene a tutti, però questo non è, questa comprensione di questa cosa non è in qualche modo assimilabile all'esempio della fabbrica. Perché non è così poi evidente, può darsi anche che a me sembri evidente che se riesco a pagare un po' di meno non cambia molto e tutto sommato io ho un vantaggio soggettivo che non comporta uno svantaggio oggettivo. Perché si arrivi a quella comprensione, eccetera, occorre l'accettazione non del contenuto ma di una regola, formale, cioè qui riemerge il mio normativismo kantiano. Ho bisogno di una regola che mi dice no, tutti devono pagare le tasse perché in questa maniera c'è un vantaggio comune, eccetera, che ricade anche su. Tu non lo capisci tanto bene questo, non capisci il contenuto, perché contenutisticamente funziona così, ma questa regola è quella. Ecco, soltanto questo. È una precisazione, ma sono d'accordo su tutto quello che hai detto. C'era Masala prima, no? C'era Masala. Parlo io dal letto un momento. No! Insomma, una relazione veramente densa. In realtà stavo cercando di riordinare le idee per formulare una considerazione, ma non è semplice perché le cose sono un po' troppe. Però io partirei da quel dato indicato prima, che la crisi finanziaria del 2008 rappresenta un po' la pietra tombale del capitalismo. Indubbiamente rappresenta un momento di svolta, anche nella riflessione che noi dobbiamo avere sul mercato, però dobbiamo veramente pensare come si è venuta a creare questa crisi. Ossia, questa crisi si è venuta a creare per dei comportamenti immorali da parte degli individui, dei capitalisti, di chi faceva impresa, oppure si è venuta a creare per una serie di scelte, di regole, dei decisori politici
che hanno indotto e hanno giustificato un certo tipo di comportamenti da parte degli imprenditori stessi. Ossia, quando, ad esempio, se qualcuno di voi ha letto il libro di Zingales, Manifesto Capitalista, tradotto in questo modo in italiano, ci sono alcuni passaggi molto importanti. Non ho sentito l'ultimo. Luigi Zingales, il libro Capitalism for the People, tradotto in italiano come Manifesto Capitalista, in cui lui fa un'analisi del capitalismo americano, confrontandolo a tratti anche col capitalismo italiano, e mostrando come anche il capitalismo americano ha una tendenza negli ultimi anni a degenerare verso il capitalismo clientelare, ossia il capitalismo che cerca un rifugio nell'aiuto statale nel momento in cui il singolo imprenditore o una cordata di imprenditori che può influire sul potere politico è in difficoltà. Quindi il successo non è più dato dalla propria capacità di operare nel mercato appunto con successo, ma dalla capacità di conquistare il regolatore, oppure nel farsi salvare nel momento in cui si è avuto un atteggiamento che potremmo, se volete, anche definire immorale, di azzardo eccessivo, perché poi c'è il famoso meccanismo too big to fail, ossia un'impresa troppo grande, una banca troppo grande per farla fallire, perché questo farebbe fallire il sistema intero. E quindi questo incentiva dei comportamenti che sono di rischio eccessivo, perché si pensa che poi lo Stato o comunque il regolatore interverrà per salvare coloro che si comportano in maniera immorale. E quindi in questo senso c'è un grande incentivo agli individui ad agire in maniera morale. Anche rispetto a quello che è stato detto stamattina dal professor Antiseri, in termini popperiani, la nostra vita in generale è un processo di apprendimento, anche il mercato è un processo di apprendimento. Non ci può essere apprendimento se non ci sono degli errori. Ossia, se noi cerchiamo di costruire un mercato imperfetto, dove abbiamo degli attori morali e delle regole che spingono gli individui ad agire in maniera morale, e cerchiamo di eliminare completamente l'elemento del fallimento, l'elemento dell'errore, non impareremo mai niente, perché se non ci sono dei fallimenti, allora non si impara niente, il processo di mercato non è in grado di autocorreggersi. A me sembra che molto spesso quello che sia stato fatto da parte dei regolatori e dello Stato sia stato proprio quello di impedire fallimenti. Come ad esempio in Italia tante volte si è intervenuti per salvare le fabbriche che stavano fallendo, perché sennò avrebbero licenziato i propri operai, senza pensare che questo creava nel sistema del mercato un'incapacità dell'apprendere dei propri errori. Questa è una cosa distinta dal salvare gli individui che perdono i posti di lavoro e che in una società ricca in qualche modo devono essere tutelati rispetto a dei bisogni che hanno. Però io veramente mi rendo conto, forse sono stato un po' confuso, ma i temi sono talmente tanti. Quello che volevo dire, la moralità... Allora sono stato io che sono stato confuso. No, le cose erano tante, molto stimolanti. La moralità non va cercata, non dobbiamo cercare di inculcare la moralità negli attori economici. Noi dobbiamo semplicemente riuscire a creare delle regole, che se volete potete anche chiamare delle regole morali, che mantengano il processo di mercato come un processo aperto, in cui i fallimenti ci sono se ci devono essere, ci sono i salvataggi dei livelli di vita e del tenore di vita di alcune persone nel momento in cui in questo senso bisogna intervenire per salvarli, ma non si può intervenire per impedire sia il fallimento sia per costringere le persone ad agire in maniera morale. Forse sono... Grazie. Ringrazio per le due domande estremamente intelligenti e complesse, e come sempre nel caso di domande intelligenti e complesse rendono ancora più complesse le risposte e meno intelligenti le medesime. Quindi scusatemi a priori, diciamo. Con il professor Mori sono nella buona sostanza abbastanza d'accordo, quindi io penso che la preoccupazione ci debba essere. In generale gli studiosi devono preoccupare di quello che accade e non cercare di dipingere un mondo ideale in cui tutto funziona e tutto va bene, perché come sappiamo benissimo sta andando tutto a puttane, scusate il termine poco elegante, insomma, quindi non è che ci sta da fare disegni trionfalistici di mondi armoniosi. Io penso che tutto sommato, io volevo essere più modesto di questo, essendo quasi anziano quanto Dario, ogni volta ci ricorda che lui è anziano, io ho avuto molta occasione di lavorare sulla responsabilità sociale d'impresa e sull'etica d'impresa. E una cosa, non si riesce mai a capire quanto funziona bene la faccenda. Diciamo che a occhio e croce, qualche volta funziona e qualche volta no.
L'unico elemento di certezza che hai è che quando funziona l'impresa funziona bene. E all'incontrario, cioè, tu dovresti far funzionare bene l'impresa con la tua normativizzazione dei comportamenti all'interno dell'impresa. Invece succede esattamente il contrario. Quando c'è coesione interna all'impresa, l'amministratore delegato e le persone che ci lavorano vanno d'accordo tra loro, si capiscono, e funziona, e quando no, no. Quindi è una specie di misura indiretta della capacità di lavorare dell'impresa. Questo secondo me è importante per capire come vanno insieme le cose. Cioè il meccanismo è estremamente all'incontrario. Tu pensi che vai da fuori e regola l'impresa, ma siamo seri. Altissimo può fare questo, non noi. Invece, quando l'impresa funziona e comincia a darsi, autodarsi le regole, e poi sono simili a quelle che tu dici, insomma, non è che sono tanto diverse, il meccanismo funziona. Perché? Perché è più o meno armoniosa. Se tu andavi a Parmalat, e io ci sono andato una volta nel periodo finale, non si capiva niente. E quindi non funzionava niente, non ci stava nessun codice etico che potesse raddrizzare niente. Ma non solo perché era un disastro, ma perché non si capiva niente, nessuno stava a sentire nessuno. E io ero molto amico, purtroppo si è suicidato, dell'erede della flotta Lauro. E l'ultimo periodo della flotta Lauro era un marasma, era tutto incomprensibile, non era sfilacciato, come dire, non si teneva niente. È questo che si vede quando si fa business ethics, cioè si vede la coerenza interna della... E quindi quello può essere un modo per ragionare. Certo, allargare il discorso è più difficile, questo è chiaro, l'hai detto e sono abbastanza... Mentre può convenire a un lavoratore che tutto vada bene, è più discutibile che pagare le tasse a me come individuo convenga. 10 giorni fa è venuto Stiglitz di nuovo da noi e ha detto questa cosa poco carina, ma io non ci avevo mai pensato. Se un italiano medio va a vivere all'estero e perde la cittadinanza, per esempio, mio figlio vive in Inghilterra, però ci tiene molto a essere italiano, perde il debito, quindi ci guadagna, naturalmente a spese degli altri. Quindi è evidente che ci sono dei trade-off positivi. Io non ci avevo mai pensato, è stupido che sia, ma non ci avevo mai pensato, che se uno di noi va... Non dirlo troppo in giro. Lo so, ha detto Stiglitz, quindi ha detto Stiglitz che è un po' più autorevole di me, ma insomma, comunque, è vero o non è vero questo? È vero, ma fino a un certo punto, perché questo è un classico dilemma del prigioniero. Ora, questa è un'altra cosa divertente. I figli di Rolls, quando vengono a Roma, mi telefonano. Perché il padre dice, voi andate a Roma, chiamate Sebastiano. E così ogni tanto io vado a cena con uno, vado a bere l'aperitivo con un altro, eccetera. La domanda tipica, cioè, ma come viene a uno che viene da un posto così diverso occuparsi di queste cose? Io penso che c'entra molto il fatto che io sia napoletano intrinsecamente, come devo dire. Perché questa idea che andare avanti, fare il furbo, convenga, è molto controversa. Sicuramente avete visto i semafori a Napoli, no? Un fatto famoso. Qui si dice il rosso, non è un ordine, è un consiglio, una raccomandazione, una suggestione. Non conviene. È pure vero lì che se passi prima ci guadagni, ma alla fine si fottono tutti. È come buttare le bombe, i pescatori che buttano le bombe. Il primo ci guadagna, però se lo fanno cominciano a fare, poi non c'è più pesce e muoiono tutti di fame. Allora, riuscire a essere un po' meno mio più da questo punto di vista non è del tutto impossibile. Ci vuole civiltà, quella che noi... Però guarda che è una cosa complicata, ti faccio questo esempio banale. A Roma c'è l'auditorium a 100 metri dal Flaminio. L'auditorium è tutto pulito, si potrebbe mangiare per terra. Il Flaminio è tutto sporco. Perché sono due pubblici diversi che fanno cose diverse. Ma voglio dire, ci sono istituzioni e modi di fare che creano regole più o meno normali di comportamenti in cui la gente si comporta un po' meglio. Io forse lo sento particolarmente per le origini etniche di cui parlo fin troppo, ma che mi danno grande sofferenza ovviamente, e quindi cerco teorie che armonizzano troppo. Però secondo me la creazione di istituzioni più o meno rispondenti alle nostre attese progressivamente nel tempo può creare abiti sociali un po' più rispettosi. Sono andato a parlare in Danimarca l'anno scorso a un convegno su tratti di progetti europei, noiosissimo, e è venuta la principessa di Casa Regnante in bicicletta, come il professor Cubelli. È più strano che è un principe di casa reale. Io so che è un gentiluomo, però è un po' strano per noi pensare che, non so, un ministro italiano venga in bicicletta e se lo fa, lo fa per farsi fotografare dai giornalisti. Invece quello non c'era nessun giornalista, non gliene fregava niente, semplicemente andava tutti i giorni in bicicletta. Questo è certamente è complicato, però io penso che liberal democrazia significa questo, che la gente prenda coscienza di sé, e questo vale sia nel mondo del lavoro sia nel mondo della politica. E poi sono d'accordo che è complicato, e sono d'accordo soprattutto con quello che tu hai detto all'inizio, cioè che
un intellettuale serio si deve preoccupare di non fare un mondo carino, bello, con cui gioca solo lui. C'era un mio collega, per finirla con questa idea, professore di fisica, come tutti i professori di fisica, era più metafisico dei filosofi, il quale diceva: il mondo è uno stronzo, si comporta veramente male, io ho fatto dei teoremi perfetti, invece quello non rispetto. Ecco, bisogna essere attenti a questo modo di ragionare, ovviamente. Passando più seriamente a quanto dice Maslow, mi scuso per il densa che vuol dire confuso, ma lo so pure io, l'ho detto prima, per mettere le mani avanti, accusatio non petita, accusatio manifesta. I fallimenti, fino a un certo punto, bisogna vedere perché si fallisce. Se si fallisce perché si è sbagliato, va benissimo, si impara. Ma se si fallisce perché il fallimento è strutturale, non va bene. Allora, prendiamo la tesi di Piketty, se non altro perché è di moda, come ho detto, ma è anche una tesi molto interessante. Secondo la tesi di Piketty, il rendimento del capitale supera la ricchezza della nazione, tendenzialmente. Cioè non si riesce a dare alla gente quello che il capitale pretende per riprodursi. La riproduzione del capitale a livello di tecnologia contemporanea richiede un contributo del 4-5%, che di media supera l'aumento del reddito nazionale. In Italia ovviamente lo supera di molto. Quindi o perdi capitale e diventi più povero nel futuro, o diventi più povero nel presente, il che significa che siamo sfigati in entrambi i casi. Allora, questa è una ragione molto forte di natura strutturale per insistere su un ragionamento del genere. Questi non sono errori da cui si impara, questi sono, se è vero, cause strutturali del capitalismo, come quelle di Marx, per cui il sistema non funziona bene, si deve aggiustare per forza, se no andiamo tutti lamengo. Ora, la cosa che a me ha stimolato è che questo tipo di ragionamento ha una coincidenza con quelle del tipo di Tony Judd, nell'ultimo libro tradotto da Feltrielli, che non mi ricordo il mondo, non mi ricordo come si chiama, comunque. Lui sostiene che nel dopoguerra c'era questa fusionalità tra sé e mondo maggiore. Le società devastate dal conflitto trovavano una certa corrispondenza maggiore tra interesse personale e interesse collettivo. E questo poi, mano a mano, nel tempo si è andato perdendo. Ora, sono fenomenologie complesse. Però questo c'entra molto con quello che dice Piketty, perché Piketty dice che l'unico periodo in cui non c'è stato un aumento del rendimento del capitale superiore a quello del reddito è stato il periodo del dopoguerra. E guarda caso è il periodo in cui tutte e due le cose funzionano. Sarà coincidenza, e io non sono in grado di provare con dati statistici o neanche con un'osservazione particolarmente acuta questa. Però intanto, nel periodo in cui la gente, secondo un pensatore a mio avviso interessante, come giusto, aveva questa maggiore armonia dovuta al fatto che dovevano uscire dalla miseria, dalla fame, dalla devastazione, la rendita necessaria a riprodurre il capitale sociale era minore dell'aumento del reddito nazionale, quindi ci guadagnavano tutti. Dopo non è stato più così. Questo, se questo è vero, questi non sono errori che fanno troppo bene, insomma. O si trova una soluzione più intelligente o non si può. Certo, non possiamo distruggere il mondo per cercare. Solo i filmati di Casaleggio pensano che devono morire 6 miliardi di persone su 7 e poi saremo più felici. Ma quelle sono follie pure, diciamo così, e noi non lo pensiamo. Scusa se non ho risposto del tutto bene, ma ho questa idea, insomma, che una certa armonia interna della società, dovuta a ragioni abbastanza misteriose, di cui la creazione di istituzioni per un liberale è quella più normale, può generare una disfunzione meno netta del funzionamento del sistema economico e alla fine salutare per tutti. Dunque, abbiamo ancora 5 minuti, se ci sono interventi. Altre. Aspettare un po' di tempo. Sì, prego. Sì, sì, ci mancherebbe. Sono d'accordo con te sul fatto che l'economia comunque sia è legato all'etica, perché supponiamo che ci sia un'impresa, comunque un gruppo che fa soldi vendendo armi, la questione non è indifferente per gli altri, ecco, ugualmente che faccia soldi con racket o mezzi guadagni vendendo droga, evidentemente questo c'è un impatto etico. Un'impresa che distrugge l'ambiente, ci deve il caso lì delle cose dell'Amazzonia, un'impresa che un'azienda che distrugge un ambiente fisico o che inquina l'aria, non sono cose indifferenti, diciamo così. Però io volevo sottoporti, Sebastiano, poi ti faccio una domanda.
Poco tempo fa leggevo un libro di un americano di Gender, il quale dice che, sì, Gender si chiama questo autore, quale dice che in fondo sì, l'imprenditore vuol fare profitti indubbiamente, perché il profitto è il segno del successo di una. Ora dice lui, proprio dentro a questo, diciamo così, sentimento anche egoistico di fare profitti, ecco, c'è un germe di altruismo. Perché? Perché dice l'imprenditore, il quale mette a servizio le sue qualità, la sua energia, l'intelligenza, il rischio di fallire, insomma, non è una persona eticamente, diciamo così, indifferente, è qualcosa di molto serio. Ecco, queste sono le cose su cui siamo d'accordo. Sono sicuro di questo. Invece, Sebastiano, non so, io non ho capito ancora questa, diciamo così, visione oggettivistica del valore. Io sono, diciamo così, attaccato alla legge di Hume, finché tu non distruggi questa impossibilità logica di passare... Ecco, ci può essere un valore che tu chiami oggettivo perché è diffuso, accettato, diciamo così, porta benefici ai più, ma... Cosa vuol dire un valore oggettivo? È questo che io ti chiedo. No. Innanzitutto mi scuso perché vado io prima, ringrazio per Paolo Portinaro che è stato molto gentile a farmi parlare prima, un impegno non previsto mi costringe ad andare via un po' prima, mi sento molto cafone perché parlare senza ascoltare gli altri non è carino. Spero che per Paolo mi mandi quello che dice, così perlomeno lo leggo. E compenso in parte. La domanda di Dario è quella da 5 milioni di dollari, e cos'è il valore oggettivo? Cercherò di farlo gratis e immodestamente, appunto, perché se mi dessero 5 milioni di dollari mi sforzerei di più. Io credo che il valore di fondo sia qualcosa come un'unità organica. Era una tesi di Nozick, non copiata dagli austriaci, e io ho sempre pensato che sia molto attraente. Il valore non si declina solo in economia e in etica, ma anche in estetica. Prendiamo un esempio estetico che in qualche modo esterno al ragionamento che facevo. È un po' stupido messo così, però prendiamo l'Ulisse di Joyce, la Divina Commedia, e Guernica di Picasso. Si può dire che hanno... insieme, se lo mettiamo su ascisse ordinate, no? Una notevole profondità tecnica unita con un'ampiezza molto vasta del tema trattato, e che questo crea un rettangolo estetico particolarmente significativo. Ammetto che è un po' stupido messo così, però io credo che sia qualcosa del genere il valore, cioè un vettore complesso che mette insieme elementi di soggettività e di oggettività, in qualche modo, e che rende meno mio per l'interesse personale, al tempo stesso rispettando la libertà degli individui come decisori ultimi. Che, devo dire la verità, io credo che questo c'entra molto con la liberal democrazia. Negli ultimi anni, leggendo le solite cose che ho letto per tutta la vita, più o meno, quella che non ti ricordi mai la seconda volta che hai letto la prima, insomma, e vedevo che Habermas e Rawls hanno un dogma fondamentale in comune, quello che la liberal democrazia non è un teorema, è un'assunzione, cioè non si mette in discussione, mai, che è un po' strano, perché io ho il diritto, di, soprattutto con quello che succede, di avere delle obiezioni. Invece loro, e ho pensato perché, ci sono delle esigenze teoriche, secondo me i loro sistemi non funzionano se tu metti quelle in discussione, cioè ci vuole una specie di punto fisso attorno a cui ruota tutto, e se non assumi un qualsiasi punto fisso non funziona più niente. Ma al di là di questo, tutti e due hanno vissuto la giovinezza nel periodo del fascismo e del comunismo, quindi hanno visto due, questo è molto psicologistico, hanno visto due realtà diverse dalla liberal democrazia che facevano veramente molto più schifo della liberal democrazia, che come diceva Churchill fa... è il meno peggiore di tutti, non è che sia buono. E quindi hanno detto, questo non si tocca, e poi si vede. Ora, secondo me questo tipo di atteggiamento è tipico del cittadino liberal democratico, preso nella sua integrità, diciamo così. Cioè una persona che bada ai suoi interessi, tiene al suo privato, ma riesce un pochino a preoccuparsi pure del pubblico. Quanto questo sia armonicista, non lo so. Però dovrebbe essere così, in qualche modo, dovrebbe essere anche normale. Ci sono esperimenti del genere che, per esempio, non so se avete mai sentito parlare dell'ultimatum game,
è un gioco di teoria dei giochi in cui sostanzialmente una persona può decidere quanto l'altro deve avere. Secondo infiniti esperimenti fatti da un sacco di studiosi in tutto il mondo, chi può decidere per tutte e due non decide mai che l'altro abbia il minimo. Ecco. La vita è complicata, siamo persone strane, abbiamo pulsioni molto egoiste e pulsioni un po' più altruiste, abbiamo interessi personali sicuramente molto evidenti, ma abbiamo anche un interesse a vivere in un mondo civilizzato. Soprattutto chi, scusatemi se metto sempre in mezzo i fatti personali, ma chi è cresciuto in un posto che diventa uno schifo, sempre di più perché non si è capace di fare questo. Lo apprezzi più dove non c'è, ovviamente, come la libertà in Unione Sovietica quando ero ragazzo. Io sono in Unione Sovietica a 20 anni, e dice io sono un po' socialdemocratico, mi tolsero il saluto. perché chi non ha le cose le apprezza di più, insomma, ovviamente. Insomma. Allora c'è forse anche questo, non lo so. Però secondo me è un capitalismo sano e funzionante, una società liberal democratica, che poi alla fine sono il nostro destino di vita, si basano su questo, se no non funziona l'uno e l'altro. Ecco, questa è la tesi di fondo. Wishful thinking? Probabilmente sì. Però, insomma, noi qui non cambiamo il mondo. La famosa frase di Marx che sta nell'ingresso alla Humboldt Universität, secondo me è sempre stata sbagliata. I filosofi modesti che noi siamo non devono cambiare il mondo, al massimo devono cercare di farsi qualche modesto sforzo per capire qualcosa. A me se non concesso che ci riescono. Ecco. Grazie. Bene. E allora ci fermiamo qui, facciamo una breve pausa come stamani c'era, come stamani. Grazie ancora. Come stamani c'è il coffee break, però diciamo proprio 5-10 minuti al massimo, così poi abbiamo tempo per... no, poi alle 6 interrompiamo. Grazie ancora. Grazie a te.